Direttore, il Consorzio di tutela del Soave è uno dei primi in Italia ad aver avviato un grande progetto di individuazione delle differenti zone della denominazione ed in particolare di certi crew. Quando è cominciato questo progetto, a che punto siete e quali sono gli sviluppi futuri? Intanto il crew è diventato a Soave veramente un elemento importante per la comunicazione dei nostri vini e in qualche modo per evidenziare meglio le diversità di ogni microzona, di ogni vigna sostanzialmente. Certo, quando vai così nel dettaglio devi avere alle spalle due concetti, una denominazione importante, quindi numeri forti. Parliamo in questo caso di 7.000 ettari di vigneto su suolo vulcanico, quindi sembrerebbe un unico grande vigneto, per fortuna non è così, per fortuna ogni vallata, ogni vigna, ogni pendenza racconta e può testimoniare molto bene qualità diverse e trasmesse poi in vini diversi. E l'altro elemento è la ricerca, non puoi far comunicazione sull'identità di un territorio se non dimostri con i dati la diversità dei vari siti. Siamo partiti tanti anni fa, più di 10 anni ormai che indaghiamo, a Vinitaly abbiamo presentato l'ultimo lavoro, proprio il tema forte era identità e sostenibilità. L'identità è molto legata al concetto del cru, quindi della vigna, ed è un tema, mi pare che sia proprio è stato molto utile tutto il percorso che abbiamo fatto, al di là della carta dei crew, al di là di tutto il lavoro di zonazione, delle microzone e quant'altro, proprio perché adesso è anche la legge che chiede dati certi per poter inserire in etichetta il nome delle singole vigne. Senta, già è molto difficile nella stragrande maggioranza dei casi del vino e non solo del vino sfondare sul mercato con un brand. Come reagisce il mercato a una differenziazione all'interno di questo brand di tante sottozone, di tanti territori diversi? Pensiamo che il Soave è stato riconosciuto a denominazione, no? Sostanzialmente allora si chiamavano vini tipici nel 1931, sono 80 anni quest'anno, quindi è una denominazione storica. Ed è normale che un comprensorio così storicizzato, così complesso anche, no? Ci sia una segmentazione, ma ciò va soprattutto in aiuto alla comunicazione di ogni singola azienda. È l'azienda poi che va sul mercato e deve raccontare non quanto è migliore e quanto è peggiore degli altri, ma quanto è forte nella diversità. E credo che questo strumento di conoscenza che abbiamo dato alle aziende, quasi una certificazione di diversità, sia il punto di forza anche nel poter fare dal punto di vista commerciale una comunicazione efficace.